cari telespettatori di OK Italia Parliamo, nella drammatica crisi conseguente alla pandemia del Covid-19 non ha precedenti in Italia dal punto di vista dell'impatto economico-sociale, sia per la sua velocità ma anche per gli effetti sulla nostra economia. I dati attuali parlano di circa un 48,9% delle imprese che avranno un forte calo del fatturato, si stima superiore al 15%, e di un altro 31% che subirà un calo moderato che si assesta tra il 5 e il 15%. In particolare questo avverrà per tutte quelle micro e piccole imprese industriali con una particolare concentrazione in quei settori che sono tipici del nostro Made in Italy. Penso al tessile, all'abbigliamento, pelli e cuoio, calzature, ma anche ad altri settori quali quello della carta, della stampa e dell'editoria. Lo scenario complessivo potrebbe portare a perdite complessive di fatturato intorno al 20%, anche se effetti meno negativi sembrano rilevarsi per le imprese che hanno una maggiore diversificazione di presenza sui mercati internazionali e sono più organizzate al riguardo. Si conferma quindi adesso la necessità di robustire la presenza delle imprese più piccole nei mercati esteri. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamone per affrontare questo tema, Gaetano Fausto Esposito. Buongiorno Esposito. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Gaetano Esposito è il segretario generale di Assocamere Estero, l'associazione che riunisce le 79 camere italiane nel mondo che operano in ben 56 paesi. Esposito, che cosa sono le camere di commercio italiane all'estero? E soprattutto quale azione, ruolo e supporto svolgono per le nostre imprese che vogliono fare internazionalizzazione? Allora, le camere italiane all'estero, io dico sempre, sono un vero e proprio asset per l'Italia, perché sono, con uno slogan, delle associazioni di imprenditori che lavorano sul mercato per il mercato. Si caratterizzano proprio perché sono delle associazioni di imprenditori binazionali. E questo è il primo aspetto di grande interesse, perché tra i loro associati hanno imprenditori dei paesi in cui operano. Come si diceva prima, i paesi a oggi sono 56. In realtà probabilmente già nelle prossime settimane, anche in questa situazione, aumenteremo le presenze delle camere, forse in altri due paesi. E quindi diciamo non soltanto hanno degli imprenditori italiani, ma hanno imprenditori dei paesi in cui operano, e questo è fondamentale, perché una delle caratteristiche delle camere di commercio italiane all'estero è quello di lavorare in una logica di bilateralità e soprattutto con una forte attenzione, noi diciamo, a far radicare la presenza delle imprese all'estero. Allora, le camere nascono storicamente anche più di un secolo. Nell'Ottocento, mi pare, giusto? Sono nate nell'Ottocento. Nascono nell'Ottocento e hanno un po' seguito l'emigrazione, sull'onda dell'emigrazione, tant'è vero che noi abbiamo le camere più antiche nei paesi, diciamo, in cui l'emigrazione italiana è stata più forte, diciamo l'America, sia il Sud America che il Nord America, ma anche l'Europa, la Germania, la Svizzera, mentre invece le camere più recenti sono nei paesi asiatici, in cui non c'è stata, diciamo, una tradizione di emigrazione. Questa emigrazione nel tempo si è consolidata con un'imprenditorialità, e le camere, come diciamo noi, rappresentano che cosa? Le business community, cioè il complesso di imprenditori che vuole fare affari con l'Italia. E cosa fanno le camere di commercio fondamentalmente? Ma le camere di commercio fondamentalmente aiutano le imprese, soprattutto quelle più piccole, le piccole e medie, ad avere una presenza stabile sui mercati. Le camere nascono all'estero e stanno all'estero, quindi, come dire, hanno il mazzo di chiavi per aprire le diverse porte che conducono gli imprenditori sull'estero, ma soprattutto non soltanto per introdurre imprenditori all'estero, ma anche per farli rimanere sui mercati internazionali, che è la cosa più importante. Io dico sempre, l'imprenditore italiano non ha difficoltà a vendere all'estero una partita di merci, semplifico molto, chiaro, ma ha difficoltà ad avere continuità in questa, consolidarsi in quel determinato territorio. E per avere continuità nella vendita tu hai bisogno di soggetti che ti stiano vicini, non soltanto nel fare la missione o la presenza alla manifestazione fieristica,
ma hai bisogno di soggetti che poi ti seguano in tutto il percorso che segue, viene dopo l'introduzione sul mercato. Le camere stanno all'estero, riescono a fare questo. Per darti un'idea, noi ogni anno facciamo servizi per circa 70.000 imprese, bel numero, diciamo, di imprese, e complessivamente le camere italiane all'estero, siccome sono soggetti che stanno sul mercato e si mantengono con i servizi di mercato, quindi hanno tutta l'interesse a curare bene il cliente, perché poi il cliente curato bene ritorna, fanno complessivamente, come dicevo, un volume di attività tra i 45 e i 47 milioni di euro di fatturato per servizi per l'internazionalizzazione. In questa loro azione, larga parte di questo fatturato è fatto dai servizi che noi chiamiamo di business matching, cioè di collegamento stabile tra imprese italiane e italiane all'estero. Collegamento stabile che significa accordi, collaborazioni, partnership, sia produttive, che sono evidentemente un po' più impegnative, sia commerciali. Chiaro. Cioè tutto quel complesso di attività che aiutano le imprese a stare all'estero e a rimanere sostanzialmente all'estero. Quindi, diciamo, per capirci meglio, ti interrompo un attimo, voi date anche quella naturale e necessaria assistenza legale, anche che, cioè, o meglio, la conoscenza delle regole, delle norme che regolano il commercio e la produzione nei paesi terzi, che spesso è un problema per tante nostre imprese, che rischiano di andare all'estero e anziché portarsi una positività si ritrovano dopo a dover anche pagare dei danni non conoscendo il settore. Sì, allora il punto è esattamente questo. Molte nostre imprese pensano che basta avere un buon prodotto per poter poi andare sui mercati internazionali. Questa è la premessa. Però i mercati internazionali, e quando dico i mercati internazionali voglio dire anche i mercati più vicini, quelli che abbiamo all'interno dell'Unione Europea, hanno le proprie regole. Esistono tutta una serie di regole e barriere che vanno dalle barriere doganali, che non ci sono in Europa evidentemente, a quelle invece alle regolamentazioni tecniche e fitosanitarie, che invece ci sono già in diversi paesi europei, che sono molto più insidiose dei dazi che noi paghiamo fuori Europa, tant'è vero che sono un costo maggiore. Ma non solo, ma esiste anche un modo di andare che è molto legato alla cultura del modo di fare impresa estera. Siccome le camere sono soggetti binazionali, come dicevo prima, hanno le chiavi anche in termini di linguaggio, che è il linguaggio del business, ma il linguaggio del business ha varie declinazioni per assistere le imprese. E voglio dire, dai servizi più semplici, che sono anche quelli di domiciliazione all'estero delle imprese, a quelli più complessi che poi riguardano la realizzazione di partnership e che quindi tutta la normativa societaria e commerciale dei vari paesi, oltre che quello fondamentale, far arrivare i prodotti. Perché molto spesso molte imprese si spingono sui mercati internazionali, le loro merci rimangono bloccate in dogana, perché nel momento in cui, laddove ci sono le dogane, ma teniamo presente che noi negli ultimi anni abbiamo molto incrementato il commercio extra UE, e quindi alla fine hanno un danno molto forte, che si traduce poi in un effetto di delusione da parte dell'impresa, che immagina, beh, allora non sono fatta per andare all'estero. No, all'estero bisogna andarci sapendo che si fa un investimento di medio periodo e sapendo che questo investimento renderà se si investe con continuità e si rispettano tutta una serie di regole che sono le regole del business a livello internazionale. Ecco, una domanda che mi viene ora spontanea. Spesso ci sono delle imprese italiane, parliamo di piccole o anche micro imprese, che hanno una capacità produttiva abbastanza limitata, pur avendo dei prodotti di assoluta qualità e di nicchia. E voi fate anche assistenza nel senso di spiegare anche a queste imprese che potrebbero non riuscire a soddisfare le commesse che arrivano da quel paese e trovarsi in difficoltà? Fungete anche da aggregatore tra imprese che possano presentare lo stesso tipo di prodotto insieme? Allora, devo fare una premessa. Le camere di commercio italiane all'estero fanno parte del più ampio sistema camerale italiano. Noi siamo strettamente collegate con le camere di commercio italiane. Basti dire che la stessa struttura associativa di Assocamere Estero vede presente Union Camere Nazionale, che rappresenta tutte le camere di commercio italiane, e tutte le altre camere di commercio italiane all'estero. Perché ho fatto questa premessa? Io dico sempre che per andare bene all'estero bisogna partire bene dall'Italia. Giusto. Allora, il lavoro di partenza in Italia
sul aggregare e mettere assieme le imprese è un lavoro che fanno molto le Camere di Commercio italiane. Anzi, direi che soprattutto in questo periodo le Camere di Commercio italiane stanno avendo richieste ulteriori da parte delle imprese per creare delle vere e proprie cordate che poi generalmente loro realizzano attraverso le iniziative delle Camere di Commercio italiane all'estero, oppure anche di altri soggetti che operano l'internazionalizzazione, ma essendo cugini, diciamo, e facendo parte anche per legge di un unico sistema, il dialogo con le Camere di Commercio italiane all'estero è molto più fluido. Quindi, quando si tratta di aggregare imprese, c'è un'attività svolta dalla Camera di Commercio italiana all'estero con la Camera di Commercio italiana. Io posso dire questo, noi periodicamente facciamo iniziative, soprattutto in questo periodo le stiamo molto intensificando via web, di informazione alle imprese sulle opportunità paese, e quando ci rendiamo conto che un'impresa non è ancora matura per poter affrontare il mercato internazionale, gli suggeriamo un percorso. In altri termini, per noi è importante che il cliente raggiunga l'obiettivo. A volte non prendere un cliente per il momento e suggerirgli una strada alternativa è una, diciamo, delle soluzioni che nel rapporto delle Camere di Commercio italiane all'estero si trovano. Ci sono alcune imprese che si trovano a dire: guarda, tu non sei ancora pronto per andare sul mercato, è opportuno che ti robustisci e poi magari insieme vediamo come il tuo prodotto può avere un collocamento più giusto. Giusto. Un'altra domanda importante: quanto può essere, Gaetano, quanto può essere importante oggi assicurare anche una capillare azione di comunicazione sulle specifiche caratteristiche del prodotto italiano, in particolare in tutti i settori di nicchia in cui il nostro paese è leader? Guarda, è fondamentale perché noi, come tu hai detto giustamente, siamo leader quasi in 900 nicchie di prodotti nel mondo. Noi siamo i paesi delle nicchie globali, come dicono, cioè riusciamo a crearle, a presidiarle, perché siamo un paese che non ha grandi quantità, ma delle straordinarie qualità nella sua produzione. Ora, noi siamo storicamente soggetti anche, diciamo, a fenomeni di imitazione servile dei prodotti, e questo riguarda fondamentalmente l'Italian sounding, cioè l'utilizzo di marchi o denominazioni che sono lesive, diciamo, del prodotto italiano. Su questo specificamente, tra l'altro, ricordo che noi come Camera di Commercio italiana all'estero abbiamo già da 5 anni a questa parte un progetto che si chiama True Italian Taste. Mi pare con l'ICE, è un progetto con l'ICE? È un progetto che si inserisce con le iniziative dell'ICE. Okay. Ci siamo ripartite le azioni. Questo progetto, che è iniziato nel Nord America, adesso praticamente è continuato poi nei principali mercati europei, adesso è in Asia, praticamente in tutto il mondo, stiamo lavorando in 30 mercati. L'ICE si occupa fondamentalmente su questo progetto delle iniziative di massa. Chiaro. Spesso l'ICE è entrato nel campo della grande distribuzione. Noi invece ci occupiamo di più delle piccole e medie imprese con attività di comunicazione. Ma come le facciamo queste attività di comunicazione? Qui arrivo alla tua domanda. Noi le facciamo utilizzando le business community che vivono all'estero, attraverso i social, attraverso gli influencer. Cioè, noi facciamo conoscere il prodotto italiano portando come testimonial quelli che sono gli attori dei mercati esteri, perché è il modo migliore. Poi lo facciamo conoscere anche facendo venire gli attori dei mercati esteri, anche i buyer in Italia, e facendo visitare i luoghi. Oggi, soprattutto poi, questa iniziativa, non soltanto sull'agroalimentare, è fondamentale, perché in periodo di Covid-19 noi ci troviamo con molti nostri competitor che, magari anche involontariamente, stanno cercando di approfittare di questa situazione che ha visto l'Italia tra i paesi più colpiti per cercare di rosicchiarci qualche nicchia. E su questo le Camere stanno intervenendo fortemente. Guarda, ti do solo una battuta. Negli ultimi 2 mesi le Camere italiane all'estero hanno svolto, nonostante la situazione sia complessa dal punto di vista del lockdown, hanno svolto oltre 200 iniziative di promozione sulla rete, molte delle quali rivolte ad imprese per far conoscere, locali anche, imprese locali e imprese nazionali, per far conoscere i provvedimenti in atto, ma anche per tutelare e far conoscere il prodotto italiano nelle sue caratteristiche. Tanto è vero che noi adesso rilanceremo questo progetto True Italian Taste e lo stiamo rimodulando
completamente sulla rete, cercando di fare in modo di utilizzare un approccio che io chiamo smart personalization, che è tipico delle camere di commercio, cioè la combinazione di tecnologie digitali invece con la capacità di presenza delle camere, anche nel caso specifico dell'agroalimentare, sfruttando tutte le potenzialità del delivery locale, anche di prodotti, per mixare insieme e trovare nuove modalità di promozione e di conoscenza del prodotto italiano. Beh, io penso che il favorire una migliore conoscenza del nostro paese all'estero, quindi quello che voi fate quotidianamente, possa anche aiutare molto uno dei settori maggiormente colpiti, che è proprio quello del turismo in Italia. Sì, allora guarda, su questo le camere storicamente lavorano, tanto è vero, tu sai, noi abbiamo un ente nazionale che è l'ENIT, l'ente nazionale del turismo, che l'ente nazionale del turismo, quando non ha delle sue proprie sedi all'estero, si appoggia con dei suoi punti proprio sulle camere di commercio italiane all'estero. E effettivamente, siccome il turismo è fatto di tanti segmenti, che è fatto anche, e uno dei veicoli del turismo è sicuramente non soltanto la bellezza e la conoscenza dei luoghi, ma anche la tradizione culturale e la tradizione enogastronomica, le camere, per quello che ho detto prima, sono tra i soggetti più in grado di far percepire all'utenza estera, diciamo, il complesso di ricchezza, diciamo, del patrimonio turistico, e quindi patrimonio turistico in tutte le sue diverse sfaccettature, il patrimonio turistico italiano, non soltanto in questa fase, lavorando anche attraverso filmati e quindi evocando le caratteristiche e le tradizioni dei luoghi italiani, ma anche attraverso iniziative specifiche che riguardano proprio azioni promozionali molto mirate, nel nostro caso non tanto sulla clientela finale, quanto fondamentalmente sui tour operator. Noi siamo dei soggetti che lavorano con le imprese, quindi un nostro prioritario target di riferimento è il target dei tour operator, e su questo tradizionalmente, ma soprattutto in questa fase in cui il paese ha tanta necessità di riattivare i flussi turistici, stiamo lavorando in maniera molto intensa. Beh, possiamo dire che il sistema delle camere di commercio italiane all'estero, siete dei veri e propri ambasciatori dell'Italia, del Made in Italy un pochino nel mondo. Ma proprio per questo mi viene da fare una riflessione e vorrei che tu potessi darmi una risposta su questa riflessione. In premessa hai detto che l'associazione, appunto, le Camere Italiane all'estero si autofinanziano e quindi comunque vivono in virtù della bontà e della qualità dei servizi che erogano alle nostre imprese interessate all'internazionalizzazione. In un momento come quello attuale, l'abbiamo detto, è un momento in cui la nostra economia è veramente in ginocchio e si sa benissimo che bisogna puntare molto anche sulla capacità di intercettare nuovi mercati per poter aiutare l'economia a riprendersi. Non sarebbe opportuno, e chiedo anche se per caso avete già fatto anche delle richieste in tal senso, che ci fosse un intervento anche dello Stato per cercare di aiutare questo baluardo del nostro paese in giro per il mondo, che è un facilitatore, perché mi permetto di dire che voi forse siete un facilitatore delle imprese che vogliono fare questo tipo di investimento in paesi terzi. Ecco, servirebbe al sistema camerale all'estero una iniezione anche di liquidità, un aiuto per poter continuare a fare questa opera importante di relazioni, perché il grosso vostro è un'attività di relazioni, cioè mettere insieme magari gli emigranti di seconda, terza generazione, quelle persone che sono in questi paesi, che hanno nel cuore il nostro paese. Sì, allora guarda, parto dalla fine. Noi spesso ci definiamo una rete di fiducia, perché sostanzialmente, come tu correttamente hai detto, noi mettiamo insieme le imprese e le imprese si mettono insieme sulla fiducia, facciamo un'attività di intermediazione. Guarda, noi siamo una rete che molti altri paesi ci invidiano, perché credo che siamo il secondo o il terzo sistema camerale estero, cioè vediamo subito dopo quello tedesco che è molto forte, insomma, e probabilmente ce la battiamo con quello francese. Quindi siamo una rete che si è costituita negli anni, siamo una rete che sta sul mercato. Quando il mercato funziona, noi ci siamo a tutto campo. Chiaro. Adesso il mercato non funziona, cioè il mercato è fermo per provvedimenti che sono, come dire, esterni al mercato, perché vengono fuori, diciamo, da questo cigno nero, così come è stato definito, del Covid-19. Quindi noi
che siamo un soggetto che è inserito nelle strutture di promozione, abbiamo fatto una richiesta specifica al governo. Noi stimiamo che le Camere italiane all'estero quest'anno avranno sui servizi di mercato una perdita di oltre il 60%. Prima ti ho detto che noi l'anno scorso abbiamo fatturato 47 milioni di euro. Beh, noi prevediamo che di questi 47, circa una trentina non ci saranno quest'anno. Non ci saranno perché il mercato, perché non c'è il mercato. Chiaro. E allora noi abbiamo chiesto al governo italiano non dei sussidi, perché noi lavoriamo in una logica imprenditoriale, ma abbiamo chiesto al governo italiano un programma straordinario per fare in modo che le Camere di Commercio italiane all'estero possano avere quelle risorse per aiutare le imprese. Quindi non chiediamo risorse per le Camere italiane all'estero, noi chiediamo delle risorse per fare in modo che le Camere, nel momento in cui non c'è un mercato per i servizi delle Camere, ma quindi non c'è un mercato neanche per le imprese che vogliono andare all'estero perché si trovano con tante difficoltà, il governo italiano intervenga a supporto di questa iniziativa. Lo abbiamo chiesto sia al Ministro dello Sviluppo Economico, sia al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella logica che ci caratterizza, che non è una logica di richiesta di aiuto, ma è una logica di sviluppo a favore delle imprese. E confidiamo che queste richieste, tenuto conto, diciamo, come hai detto tu, dello spessore del sistema, della difficoltà generale che si sta incontrando, possano avere un accoglimento, perché sarebbe ben inserito all'interno dei provvedimenti che il governo sta prendendo in tema di Made in Italy, in una logica di sviluppo complessivo del sistema paese. Beh, delle nuove risorse sono state messe proprio per il Made in Italy, quindi bisogna vedere poi l'allocazione di queste risorse all'interno del calderone generale. Infatti noi abbiamo chiesto, e devo dire che su questo abbiamo trovato anche la convergenza di tanti esponenti, sia nel mondo della società civile sia anche in Parlamento. Abbiamo chiesto di allocare una parte di queste risorse, oltre che evidentemente che ai soggetti nazionali, e magari in sinergia con i soggetti nazionali, perché noi lavoriamo ordinariamente, per esempio con l'agenzia ICE, cui tu hai fatto riferimento in precedenza, di allocare queste risorse per progetti che le Camere possono svolgere, soprattutto su quel segmento di imprese che, come ho detto, è il segmento dei più piccoli, perché spesso queste imprese non hanno soltanto bisogno, come ho detto prima, di andare all'estero, anche magari attraverso i canali digitali in questa situazione, ma hanno bisogno di essere assistite in maniera continuativa. Altrimenti è come non serve che sono andati all'estero, che hanno venduto la partita, anzi, ripeto, ci può essere un effetto di ritorno negativo, di delusione. Quindi noi su questo chiediamo, abbiamo già chiesto per la verità al governo di rendere parte il sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero di queste iniziative di sviluppo. Pensiamo siamo positivi da questo punto di vista, anche perché il ministro Di Maio ha parlato di un patto per l'export, e quindi noi un patto si fa tra tutti i soggetti che possono dare un contributo, e quindi noi non soltanto diamo la nostra disponibilità, ma sollecitiamo anche il governo a utilizzare di più le Camere italiane all'estero, perché probabilmente in questo momento è necessario veramente che tutti i vari soggetti, con le loro specifiche e con le loro capacità mirate di poter dare assistenza, diano una mano per una fase proprio di ricostruzione del paese, perché purtroppo noi ci troveremo in termini di tassi di incremento del prodotto, in termini soprattutto quest'anno di sviluppo dell'esportazione, a far fronte a dati molto negativi. D'altro canto anche quelli del solo mese di marzo già ci dicono che i mercati che complessivamente per noi contano il 40% delle esportazioni, abbiamo avuto delle perdite che vanno dall'8 addirittura al 20%, e parliamo del mese di marzo, che non è stato sicuramente il mese peggiore. È vero. Io ringrazio Gaetano Fausto Esposito, torneremo sicuramente ad interessarci dell'operato di Assocamere Estero, perché fate veramente un'attività che è di ausilio e fondamentale per le nostre imprese che vogliano esportare il Made in Italy e quindi l'immagine stessa del nostro paese. Grazie ai nostri ascoltatori, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie Esposito. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie.